One Podcast. Il Doodle di Radio Capital. Oggi, 4 maggio, si celebra una delle saghe cinematografiche più famose di sempre. Star Wars. Io sono tuo padre. È impossibile sapere il numero esatto dei fan di Guerre Stellari nel mondo, ma sicuramente sono diverse decine di milioni. Lo testimonia il fatto che i film della saga creata da George Lucas hanno incassato complessivamente oltre 10 miliardi di dollari. Ma è fuori dalle sale cinematografiche che l'universo di Star Wars impressiona veramente. Con ricavi legati al merchandise che hanno oltrepassato i 30 miliardi di dollari, fra giocattoli, libri, fumetti e videogame. Guerre Stellari, però, non è un fenomeno esclusivamente economico. Nel corso dei suoi 45 anni di vita, la saga è entrata nell'immaginario collettivo ed è diventata un fenomeno di costume, tanto da avere una giornata mondiale di celebrazione, lo Star Wars Day, che ricorre, appunto, ogni 4 maggio. Fare o non fare, non c'è provare. Ma perché proprio il 4 maggio? Questa data non è legata a nessun evento del mondo di Guerre Stellari. C'entra invece, sembra incredibile, la storia politica di Margaret Thatcher. Il 4 maggio 1979, infatti, gli inglesi eleggono la candidata conservatrice Margaret Thatcher come primo ministro. È un evento storico, perché mai una donna è entrata al numero 10 di Downing Street. Per celebrare questo risultato, il partito mette un annuncio a tutta pagina sul quotidiano London Evening News. Accanto alla foto della Lady di Ferro campeggia una scritta: May the 4th be with you, Maggie. Congratulations. Cioè, che il 4 maggio sia con te, Maggie. Congratulazioni. Che è un chiaro omaggio al motto dei Jedi, May the 4th be with you. Che la forza sia con te. Che la forza sia con te. Il primo film di Guerre Stellari è uscito soltanto 2 anni prima, nel 1977, ma è già entrato così in profondità nella cultura di massa da influenzare i creativi del Partito Conservatore inglese. Lo Star Wars Day si celebra ogni anno il 4 maggio in tutto il mondo, proprio in virtù di questo evento. Era il Doodle di Radio Capital, a cura di Maurizio Rossato e Gianni Faluomo.